Amici di Gicase, buongiorno e buongiorno dall'ozio in Valle Camonica. Oggi vi porto in Val Camonica. Guardate in che luogo meraviglioso sono e le montagne tra il Pizzocamino, la cima della Bacchetta, il Cimon della Bagozza. Siamo in una delle posizioni più belle e più panoramiche davvero della Valle Camonica. Là sotto vedete proprio la Valle Camonica. Qui chiaramente siamo in Val Camonica. Dietro queste montagne, dietro la mia mano, c'è Borno, una delle località più amate della Val Camonica. Qua ci troviamo a Lozio e siamo a 1000 metri sul livello del mare, di fronte al sole. Guardate che meraviglia! Sto registrando che sono le 12:30, quindi a prescindere dall'orario in cui andrà in onda questo video, sono le 12:30. Guardate questo terrazzo largo più di 2 metri, dove potrete mangiare con la vostra famiglia e con i vostri amici di fronte al sole in una delle posizioni più panoramiche in assoluto. Quindi in questo momento mi trovo su questo terrazzo, faccio un passo indietro per farvi vedere nuovamente il terrazzo, e poi vi porto in questo appartamento di più di 100 metri quadri commerciali. Sono 100, sono 50 metri quadri per piano, e vi mostrerò un bilocale più una mansarda, quindi un appartamento potenzialmente davvero da 6-8 posti letto, minimo 6, ma anche facilmente 8 posti letto. Guardate in che posizione incredibile mi trovo, ed è difficile da far percepire attraverso le fotografie. Ecco perché il video a volte ci aiuta. Questo prodotto non lo trovate sul nostro sito Gicase, è solo per voi, quindi attraverso YouTube, e poi andrà sui portali immobiliari, perché ci troviamo non nella nostra canonica valseriana, siamo confinanti, siamo in Valle Camonica. Entrate con me, andiamo, anzi, partiamo dalla scala esterna per vedere questo appartamento da 98.000 euro, più di 100 metri quadri. Eccoci qua, ci troviamo proprio sul ballatoio d'ingresso, che è un ballatoio, un balcone privato, completamente privato. Guardate la vista che c'è, quella è un'altra frazione di Lozio che si chiama Villa, e da là c'è anche una strada che collega poi Borno. E questa qua è la scala privata di accesso che porta solo questo appartamento, che come vi renderete conto da questo video è di testa, quindi è una soluzione davvero prestigiosa, con questa vista impareggiabile davvero a 360 gradi, oserei dire. Quindi libero su 3 lati, stiamo guardando ora in questo momento di là e ora qua verso il terrazzo dove abbiamo iniziato il video, ed ecco lì siamo proprio a sud, siamo in una posizione straordinaria. E qua invece mi sto girando verso ovest, il sole tramonterà di là, verso il Pizzocamino, verso la frazione Villa. Qui siamo a Laveno, che è dove ospita il municipio di Lozio. Lozio è formato da varie frazioni. Eccoci qua, entriamo in quello che è subito, ci viene accolto con queste travi a vista e con questo arredo nuovissimo, quindi la casa viene venduta completamente arredata. Ovviamente non è mai stata abitata, quindi è nuovissima. Pensate che questa costruzione era un'ex scuola, poi demolita e ricostruita, quindi profuma di storia anche questa soluzione. Guardate come la nostra Angela ha apparecchiato oggi, quindi il sole come entra nei bicchieri e ci illumina, nonostante ormai siamo vicini al solstizio d'inverno. Il sole qua a Lozio, in Val Camonica, non manca mai. Siamo in una posizione davvero per chi ama la montagna, per chi ama il sole, per chi ama l'alta montagna. Siamo in una posizione unica. Eccoci qua, io mi sto spostando pian piano per farvi vedere tutte le angolazioni. In questa posizione c'è una canna fumaria per un eventuale camino, quindi questo è il soggiorno con l'angolo cottura, questo è un divano letto matrimoniale, e questa è la scala poi che porterà su nel piano mansardato, nel piano sottotetto. Eccola qui, lì vedete l'attacco della canna fumaria per un eventuale camino. E questo invece è il terrazzo. Facciamo ancora l'uscita per farvi vedere nuovamente sia la profondità clamorosa di questo terrazzo, sia
la vista che è impareggiabile, si vede giù fino a Malegno, è la salita che porta l'Ozio, viene appunto da Malegno. Eccoci qua, c'è un po' di venticello oggi, meraviglioso. Eccoci qua, mi si vede nello schermo. Ritorniamo all'interno dell'appartamento. Eccoci qua, vi faccio vedere ancora quello che si vede dall'ingresso perché sembra un quadro. Guardate, se io mi fermo così, sembra un quadro, invece è la porta d'ingresso. Pazzesco, guardate, anche se mi giro lateralmente. Uno dei punti di montagna migliori in assoluto, a 1000 metri, quindi qua davvero non si soffrirà mai il caldo. Ok? Andiamo avanti a vedere l'appartamento perché ospita appunto una camera da letto già qua al piano. Io vado dritto alla camera da letto. Eccola, come vedete, sempre con le travi a vista, una camera da letto piccolina ma assolutamente completa. Vedete che c'è questo letto matrimoniale con questa finestra e questo armadio a due ante e questa cassettiera, vedete? E con questa vista pazzesca, che è la stessa dell'ingresso, quindi dalla camera da letto c'è una vista esemplare. Eccola qua, il letto matrimoniale, molto molto interessante. Qua c'è la presa per la televisione, ma guardate, mi siedo sul letto e vi faccio vedere quello che si vede attraverso la finestra. Davvero davvero incredibile. In questo momento non c'è corrente in questo appartamento, chiaramente perché è nuovo. Questo è il bagno. Vedete, il bagno ha il suo lavandino, il suo piatto doccia, chiaramente manca ancora il box doccia, l'attacco della lavatrice, e qua abbiamo il water e il bidet. Chiaramente una finestra di quelle zigrinate, quindi che non si vede attraverso lo specchio, e questo attraverso il vetro, e questa è la vista anche dalla finestra del bagno. Ok? Una bella zona. Un bel bagno finestrato. Ritorniamo nella zona giorno. Questa è la vista dall'altra parte, quindi dal divano, che gode di questa grande finestra, porta finestra. Vedete che luce che entra anche in un periodo invernale. Poi c'è questa scala, davvero comodissima, eh? Io ho una deformazione professionale, essendo comunque figlio di geometra e geometra, l'alzata di questa scala non supera sicuramente i 17 centimetri e mezzo, quindi davvero molto comoda. E quando si arriva su, se ci giriamo verso destra, c'è questa zona già arredata dove abbiamo messo un lettino col secondo lettino estraibile, questo armadio a due ante, vedete, calorifero, chiaramente sono tutte con riscaldamento autonomo, quindi abbiamo la caldaia giù nella zona cucina, e vedete che c'ha questa finestrella, la comodità di non avere per forza un lucernario, ma avere proprio anche una finestrella. Ma guardate, se guardo dall'altra parte, quanto è grande. Uno spettacolo. Questo l'abbiamo lasciato a voi in modo tale che possiate decidere. C'è addirittura la predisposizione per un secondo bagno, che è esattamente sopra il bagno sotto, quindi in questa posizione potrebbe essere fatto un secondo bagnetto. Infatti, guardate quello che si vede da qua, è esattamente quello che vedevate dal bagno. Infatti gli attacchi sono lì, e questa può essere un'altra camera da letto. Guardate questo lucernario gigantesco che guarda di là verso Cimon della Bagozza. Guardate che roba! Un bel lucernario grande, grande, vedete? Poi il cielo che c'è oggi qui in Val Camonica è davvero pazzesco. E questa è l'altra finestrella, come quella che avete visto. Se io mi metto in questa posizione, percepite la grandezza di questa mansarda. Quindi mansarda con mega lucernario che è qua sopra di me, e tre finestre, una alle mie spalle, una potenzialmente per il secondo bagno, che è questa qua, calorifero qua, vedete? E una finestrella là a sud, dove abbiamo messo il lettino col secondo lettino estraibile lì sotto. Spero si percepisca tutto. Vi faccio vedere anche la scala dall'alto, vi faccio vedere ancora una volta le travi a vista. Guardate che bella.
molto molto bello, mi piace farvi vedere così. Eccola qua, tutta in tutta la sua grandezza, questi 50 metri quadri per piano. E ritorniamo poi qui al sole. Ok, usciamo nuovamente sul terrazzone davvero grande con questa vista che va a vedere tutta la Val Camonica e giù verso Malegno, Civitate Camuno, eccetera. Spero di avervi fatto vedere qualcosa di diverso e soprattutto qualcosa che vada incontro alle esigenze di qualcuno di voi, ossia di una casa in montagna, in alta montagna, in una delle posizioni più panoramiche in assoluto. Può anche andare incontro non solo ai nostri amici milanesi che spesso vengono in Val Seriana, ma anche per gli amici bresciani, amici bergamaschi che sono più orientati verso la Val Camonica e verso una delle soluzioni più fresche, più alte in assoluto del nostro panorama, delle nostre case. Quindi 98.000 euro per più di 100 metri quadri di casa arredata su due livelli, qui a Lozio in Alta Valle Camonica. Vi ricordo i contatti 0346 239 33 per parlare in ufficio con Isabella, vi rimanderà uno di noi, io sapete sono Stefano, oppure a Fabio, Emanuele, Edoardo, insomma, saremo sempre a disposizione, sabato e domenica compresi, anche per venire qui a Lozio, quindi prenotatevi per tempo. Un caro saluto da Stefano e da tutto lo staff Gicasi.